Trovate la nuova puntata di Formazione Nord-Est. Questa settimana torniamo ad occuparci di restauro e lo facciamo in un momento importante perché è proprio di questi giorni la notizia che il Ministero dei Beni Culturali, il MIBAC, ha finalmente posto online l'elenco dei restauratori dei beni culturali abilitati alla professione. Insomma, un elemento importante che regala proprio alla figura del restauratore un valore aggiunto. E allora tra quanti preparano queste figure? C'è sicuramente l'ente di formazione Irigem di Rosario, ma conoscere proprio il corso per restauratori dei beni culturali. Conservare al meglio l'enorme patrimonio culturale ereditato dalla storia, questo da sempre è il compito di ogni buon restauratore, figura professionale fondamentale in un paese come l'Italia che conserva tracce di una storia millenaria. Molteplici sono infatti le conoscenze e le competenze richieste oggi ad un bravo restauratore, competenze che vengono da sempre garantite a quanti frequentano il corso per restauratore dei beni culturali organizzato dall'ente di formazione Irigem di Rosà. Il corso per tecnico del restauro di beni culturali è un corso triennale gratuito, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Le competenze fornite agli allievi permettono loro di inserirsi attivamente in modo propositivo nelle problematiche dello studio, della conservazione e del restauro delle opere d'arte. Dipinte su tela, cornici, affreschi, stampe, libri e carte geografiche sono solo alcune delle opere che impareranno a trattare gli allievi del corso, chiamate ad affiancare lo studio teorico alla manualità pratica, appresa esercitandosi direttamente su opere autentiche. Tecniche antiche e tecnologie innovative. Il corso di tecnico del restauro dei beni culturali permette ai futuri operatori di conoscere ogni aspetto di questo affascinante mondo, dalle competenze tradizionali fino alle ultime novità tecnologiche proposte dal comparto come laser e sottovuoto. Più nel dettaglio oggi andiamo a conoscere una delle materie oggetto di studio del corso organizzato dall'ente di formazione Irigem di Rosà, il restauro della carta. Chi si sia trovato almeno una volta a maneggiare antiche stampe o vecchi libri ha bene in mente quanto questi materiali siano fragili e soggetti ad un facile deterioramento. Il trascorrere del tempo è il primo dei fattori in grado di compromettere la carta, ma non è certo l'unico. Muffe, microorganismi e tarli sono infatti tra gli elementi più dannosi per questo materiale. Necessario dunque è provvedere alla loro eliminazione con un procedimento che gli allievi di Irigem hanno modo di imparare direttamente in aula. Prima di essere maneggiati dai restauratori, i volumi e le stampe intaccate da muffe o tarli devono subire un adeguato processo di disinfestazione e disinfezione. Si parla di disinfezione quando c'è un attacco da microrganismi. Il trattamento non viene fatto da restauratore, ma viene fatto da ditte specializzate perché viene fatto in autoclave. Nel caso invece in cui siano presenti dei tarli non si parla di disinfezione ma di disinfestazione e in questo caso gli allievi di Irigem procedono ad effettuare il trattamento direttamente a scuola. Qui all'Irigem c'è l'attrezzatura per fare il trattamento a atmosfera modificata, cioè il trattamento anossico. Viene tolto l'ossigeno dall'aria e viene immesso azoto per uccidere non solo l'animale adulto, ma anche le larve e le uova depositate all'interno dell'originale. Il trattamento è lungo perché ci vuole circa un mese. Una
volta disinfettato o disinfestato, il materiale viene restaurato secondo le normali procedure, quindi viene scucito dove necessario e successivamente spolverato. Si utilizzano dei pennelli molto morbidi, giapponesi, perché hanno una fibra del tutto naturale e priva di metallo, anche nel blocco del pelo non ci sono elementi di ferro che possono danneggiare il materiale. La spolveratura viene fatta in maniera molto delicata per togliere tutte le impurità in superficie. Dopo che è stato disinfettato, si toglie quello che resta delle spore fungine. Questa polvere nera che si vede è non solo polvere proprio di sporcizia in generale, ma sono anche ife fungine dei funghi che hanno attaccato la carta. Durante queste operazioni il restauratore deve provvedere a munirsi di guanti e mascherine, perché la polvere potrebbe arrecare irritazioni, specie in soggetti con particolare sensibilità personale. È importante munirsi di tutte le precauzioni possibili, ecco anche perché si fa all'aria aperta. Una volta spolverato, il materiale viene lavorato normalmente, come nel restauro di qualunque volume o stampa. Viene lavato, rinsaldato, essendo materiale molto fragile, viene poi velato con la carta giapponese. Quindi si dà un rinforzo per poterla maneggiare senza problemi, stando attenti a un particolare, cercando di mettere il velo nelle parti dove c'è meno scrittura. Questo velo permette di maneggiare senza problemi l'originale e successivamente, se necessario, di procedere con i rinforzi di carta giapponese. Ecco qui, che poi con il bisturi viene ovviamente scarnito, tolto l'eccesso, non incollato, per avere poi questo effetto finale. Qui l'operazione è completamente terminata. Una volta restaurata ogni singola carta, si procede con la fascicolazione e con la cucitura. L'operazione della cucitura richiede molta pazienza ed anticipa l'esecuzione dei cosiddetti capitelli, un intervento fondamentale per garantire una certa struttura al volume. Dalla disinfestazione al volume completamente restaurato, il corso per restauratori dei beni culturali garantisce a chi lo frequenta l'acquisizione di tutte le competenze necessarie a svolgere la professione con competenze e preparazioni adeguate. Lo sanno bene gli allievi di Irigem, molti dei quali hanno scelto questo percorso per completare studi già avviati in precedenza. Io avevo già seguito un corso di restauro all'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Ho conseguito la laurea in pittura e restauro e avevo piacere a specializzarmi un po' di più. Infatti in questo corso ho visto che insegnano tante cose che per esempio all'Accademia non vengono affrontate. Ho conseguito la laurea in design, poi ho viaggiato, però alle superiori avevo frequentato uno stage da una restauratrice di carta e libri. Mi era rimasta questa grande passione e ho deciso di tornare a studiare dopo aver lavorato per un po' all'estero e ho scelto questo corso proprio perché c'era restauro tradizionale e restauro di carta e libri, che è il corso che mi interessa un po' di più, diciamo. Quindi potrebbe esserci un po' il suo futuro? Sì, spero di sì, anche se mi dicono che è molto difficile lavorare esclusivamente nell'ambito di restauro carta e libri, però spero di sì, è quello che vorrei fare. Una passione assolutamente unica è quella rappresentata dalla carta, come confermano gli stessi allievi. Ecco cosa ci rispondono quando chiediamo loro cosa vi affascina di più di questa parte del corso. Il fatto di poter costruire un libro. Sono sempre stata affascinata dal poter fare qualcosa e oltretutto qui si usa anche la cucitura, che mi piace abbastanza. Penso il fatto che l'opera d'arte, diciamo il quadro tradizionale, ha un contenuto estetico
diciamo un po' fine a se stesso, è fatta per essere bella, invece il libro ha anche un contenuto, è un oggetto fatto per essere usato e ha proprio un contenuto che vale la pena di essere tramandato ed è anche un'opera d'arte con valore estetico. E quindi restaurandolo noi tramandiamo ai posteri sia il valore estetico sia il contenuto. E allora, a chi consiglierebbero un corso come quello organizzato a Rosà dall'ente di formazione Irigem? In realtà a chiunque abbia la passione per l'arte, per le cose antiche e senta questa spinta a voler tramandare qualcosa anche alle generazioni future, a lasciare diciamo un piccolo segno nel tempo. Ritiene che un corso come questo sia valido per chi vuole affrontare una professione del mondo del restauro? Per quanto mi riguarda sì, io lo consiglio, mi trovo bene ed è molto professionale. La formazione per oggi termina qui. Arrivederci.